Gothic Doll, Carnevale Makeup Tutorial numero 2 by Gem Vampire. Salve a tutti ragazze mie. Allora, questo makeup sinceramente l'avevo pensato per Halloween, soltanto che mi mancava esso, che è un cerone bianco della Sanzaro. Faccio vedere. Questo qua. Colore bianco con codice 000. E sono 18 ml di colore, quindi l'ho comprato una volta, non lo ricomprerete mai più. E ci servirà come base. La base si fa con questo bagnato, io il bagno con il Fix Plus per fissarlo poi meglio, e una spugna bagnata. Questa qui è della Kiko, il Fix Plus era della Sephora. E vado a stendere in questa maniera molto grossolanamente il colore, perché prima stendiamo una base un po' ovunque. Poi ribagniamo il colore e lo andiamo a tamponare. Perché comunque abbastanza leggeri, perché non è che vogliamo un effetto completamente bianco, ma vogliamo un effetto porcellanato. E infatti potete scegliere o usare un bianco e fare meno strati, oppure prendere un rosa porcellana. Che se non sbaglio è il colore leggermente più scuro di questo, se non ricordo male. Mi aiuto con uno specchietto per vedere meglio i particolari. Ok, a questo punto, che vedete la mia pelle è abbastanza bianca, prendo la palette della Zoeva e prendo questo blush che è il più scuro di tutti, cioè il più rosa di tutti. Prendo questo pennellino qua che è della Elf, sorrido a uso demente. E posiziono inizialmente il blush. Ok, visto che così sembriamo i Mimi, andiamo a sfumare con il Kabuki. Questo qua è sempre della Elf. Mi aiuto sempre con lo specchietto. Ok, e adesso vado a fare un trucco sull'azzurro prendendo un pennello a lingua di gatto. Uso questo azzurro qua. Scusate, mi è caduta una cosa. Prendo lo specchiettino sempre così mi aiuto meglio. E questa base non c'è bisogno del primer perché appiccica tantissimo di suo. Ho deciso di farlo azzurro, ma ricordatevi comunque su questo tipologia di, non so come chiamarlo, trucco da maschera. Sì, dai, mi piace il trucco da maschera. Di andare sempre molto molto con un trucco molto molto leggero, perché sarà già pesante tutto quanto il resto. Prendo un blu leggermente più scuro qua alla fine, tanto per dargli un po' di movimento. E adesso con un eyeliner, questo qua della Debbie io uso, vado a fare una riga molto sottile di eyeliner sopra l'occhio.
su entrambi gli occhi. Ok, adesso sempre con il nostro eyeliner nero andremo a fare le crepe sul viso della nostra bambolina. Quindi partiamo. Facendo una riga non molto precisa. L'unico difetto, diciamo, di questo trucco è che l'eyeliner va ripreso spesso perché assorbe il colore, questa base. Poi ne facciamo uno qua vicino alla bocca. Che si divide. Poi ne facciamo uno qua, vicino all'occhio. Andiamo proprio qua, mi avvicino un po'. In questo modo, poi ne facciamo una vicino al naso. Poi ora ne facciamo una sulla fronte. Che parte da qua su, diciamo. Ne facciamo una qua sotto. Mi raccomando, non sottovalutate mai i particolari, perché alla fine sono quelli che colpiscono, diciamo, no? Ok, penso che possa bastare perché non lo vorrei fare troppo carico. Magari ne facciamo uno che parte qua dalla tempia. Qualcosa di piccolo.
questo modo. Ha fatto un bel volo questa bambolina. Ok, a questo punto mettiamo il mascara. Io uso questo qua della Essence, visto che quello della Makeup Forever mi ha abbandonato. Mi è caduto per terra quando ero a casa di Alessandra. Aveva cercato di riaggiustarlo con del nastro isolante, ma purtroppo ha ceduto. Per questo make-up vi consiglio le ciglia finte. Per ora, sinceramente, non ne vorrei sprecare un paio. A questo punto prendiamo altro mascara e quando lo mettiamo di sotto appoggiamo proprio lo scovolino all'occhio e sporchiamo anche la pelle, non soltanto le ciglia, per dare quest'aria molto goticosa, no? E per fissare meglio il tutto vado ad usare il top coat della Kiko. E poi come rossetto ne vado a mettere uno rosso intenso, questo qua è il rosso 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 della Sephora. Basta che sia un rosso comunque non metallizzato, brillantinoso, abbastanza cupo. A questo punto prendo il Fix Plus della Kiko. E mi Fix Plusso tutta. Ok, questo qui ve l'ho detto, il make-up l'avevo pensato più per Halloween, effettivamente sembra più adatto a un giorno come quello. Però se siete nello stile o che comunque vi piace, lo potete tranquillamente ricreare. Nulla vieta di essere spaventosi anche a Carnevale e non soltanto ad Halloween. Quindi questo qui è il make-up finito. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di commentare qua sotto e fatemi vedere anche voi quali sono i vostri, diciamo, trucchi che avete pensato per Carnevale, o comunque fatemi sapere da cosa vi vestite, che così magari il prossimo anno mi ci vesto anch'io, visto che ormai per quest'anno ho deciso e lo vedrete, sarà una sorpresa. Tanto farò un make-up tutorial anche sul trucco che ho deciso di fare per Carnevale, cioè il mio trucco, quello che sarà il mio trucco. Vi farò vedere anche tutto quanto il completo di vestito e naturalmente farò il costume abbinato a quello di Alessandro, perché è una cosa che adoro fare, i vestiti, diciamo, in combo con lui. Quindi questo qui è il make-up finito. È molto semplice, come avete visto, non ci vuole troppo impegno. Spero che vi piaccia. Ricordatevi una cosa, che guardate che denti gialli mi fa il rossetto rosso. Già ho dei denti abbastanza, con uno smalto purtroppo abbastanza giallo, e questo rossetto rosso li fa risaltare ancora di più, purtroppo. E ricordatevi quindi di magari metterci un bicarbonato, anche se non andrebbe usato perché attacca lo smalto dei denti, però una volta ogni tanto non fa sicuramente male. E ricordatevi di sbiancarli molto, perché il rosso è una cosa terribile. O se no cambiate direttamente rossetto, non lo mettete rosso, ne mettete uno per esempio viola con dei brillantini azzurri, che quello lì è fantastico secondo me, per far sembrare meno gialli 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 i denti. E ora tolgo anche la fascia, così vedete i miei capelli belli fossi questi qua su. E
E spero che il tutorial vi sia piaciuto. E ora vi saluto, vi lascio andare. Vabbè che mi hanno sbloccato il canale, che ora posso fare anche video più lunghi di 15 minuti, però non vorrei fare passare tutta la vita davanti a uno schermo. Un bacio e alla prossima, ciao ciao!